L'ho annunciato pochi minuti fa, avremmo parlato della visita di Papa Giovanni Paolo II, oggi San Giovanni Paolo II, a Taranto e in particolare qui nella Cittadella della Carità. Lo facciamo con due persone che hanno fatto parte del comitato organizzatore di quella visita storica che durò due giorni, 28 e 29 di ottobre, e che quindi hanno vissuto l'esperienza e che hanno ricordi indelebili nel loro cuore. Benvenuto a Don Franco Semeraro, Monsignor Franco Semeraro, benvenuto. Grazie, grazie. E benvenuta a Maria Silvestrini. Buongiorno a tutti. Una visita storica, perché Giovanni Paolo II venne a Taranto per incontrare il mondo del lavoro, andando in fabbrica, incontrare i giovani in un incontro straordinario che si tenne nello stadio Erasmo Iacovone, venne però ad incontrare anche i malati, ad incontrare i sofferenti. Allora, quali i ricordi? Don Franco. Beh, un ricordo indelebile, la parola è quasi castica del Papa al quarto centro siderurgico: sono gli uomini e non i numeri che contano. Fu una voce profetica e papale, il Santo Padre disse quello che occorreva in quel momento: sono gli uomini e non i numeri che contano. Sembra una pagina stupenda della dottrina sociale della Chiesa. Eppure l'incontro con la città di Taranto, e il Papa disse a Piazza della Vittoria: Taranto, ricordati che vivi un'ora storica della tua vicenda, un'ora importante della tua vicenda storica. Anche quella è una frase premonitrice. E poi alla Cittadella della Carità, è un monumento all'amore, fa onore al cuore di Taranto, con l'attenzione proprio di venerazione per l'arcivescovo Monsignor Guglielmo Motolese. E l'incontro con gli sposi nella cattedrale di San Cataldo, e la bellissima celebrazione eucaristica allo stadio Iacovone, chiesa di Taranto, non temere, non avere paura, e il pomeriggio l'incontro con i ragazzi, con la grande rete simbolica del Vangelo che va avanti, portato dalle mani dei nostri ragazzi. Ecco, c'era naturalmente nel comitato organizzatore anche Maria Silvestrini, noi per questo, ecco, vogliamo anche attraverso la sua voce un ricordo di quelle giornate. Grande entusiasmo, un entusiasmo e una accoglienza al Papa che entrava nel cuore, un'accoglienza che il Papa non solo prese nelle sue mani, ma riportò, dando ad ognuno, guardando ognuno negli occhi, dando ad ognuno una voce di speranza. E in Cittadella della Carità il suo incontro con i malati fu particolarmente intenso. Io ora, diciamo, con il gusto del poi, posso dire che forse il Papa aveva già nel cuore quella lunga malattia che avrebbe vissuto poi negli ultimi anni, una malattia che gli portò a dire ai malati: guardate che questa è una fase della vita, una fase della vita che porta anche tanta interiorità e tanta saggezza. Queste parole furono dette ai malati che erano presenti lì in carrozzella sul grande piazzale della Cittadella della Carità, che era tutto un fermento, ai volontari, alle scuole catechistiche, e i volontari furono uno dei punti di riferimento di Giovanni Paolo II, e voglio ricordarli con tanto affetto, perché i volontari da allora e ancora oggi lavorano in Cittadella, lavorano con quel cuore, con quell'attenzione, con quella carità che Giovanni Paolo II ci ha indicato. Ecco, insieme a Maria Silvestrini anche altre due persone hanno fatto parte, diciamo, di questo gruppo: Sofia Biasini e Peppino Orlando. E Monsignor Semeraro, un testamento, potremmo dire, i discorsi che San Giovanni Paolo II ha lasciato al nostro territorio sono ancora attuali? Ma certo, all'epoca, con un po' di enfasi, diciamo, parlammo di enciclica tarentina, tanto fu complesso, articolato il Magistero del Santo Padre. E poi il nostro settimanale Dialogo raccolse tutti i documenti con un titolo: Traccia per il cammino. E io credo che quei documenti siano di grande attualità. Riprendere il gusto della vita cittadina per Taranto è proprio una sfida oggi. Alla Chiesa di Taranto non temere. Mentre c'è un abbandono della pratica cristiana un po' ovunque, anche nella nostra diocesi, che non ha numeri esponenziali ma è sensibile, l'incontro con i ragazzi, mentre la Chiesa oggi è in affanno per parlare e dialogare con i ragazzi.
E poi voglio ricordare Martina Franca, il grande incontro della domenica mattina in piazza 20 settembre con il grande discorso sulla civiltà del lavoro, la civiltà delle mani, la civiltà della vicinanza, della prossimità, discorsi sempre attuali, discorsi da rimeditare, che non hanno perso niente in assoluto della loro originalità. E io voglio ricordare lo stadio Iacovone, pieno di giovani, pieno di gioia, e a questo punto Gabriella Ressa era lì. Sì, io ero presente come giovane, ho vissuto, diciamo, questa esperienza, ma fu un grande pomeriggio di entusiasmo, ma ne continueremo a parlare fra un po' dopo un brano musicale.